ritrovati carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Luigi Torchio, che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, ricordiamo un medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, studioso di medicine naturali, esperto di alimentazione e salute. Dunque, dottor Torchio, con lei abbiamo parlato degli antibiotici ufficiali, ok? Ma io sono venuta a conoscenza che esistono degli antibiotici anche naturali, quindi volevo chiederle innanzitutto che cosa sono, come si comportano, come possiamo assumerli, in che casi e soprattutto se nel caso possono sostituire, no, quelli ufficiali o se vanno accostati. Benissimo, allora gli antibiotici naturali intanto sono tantissimi, probabilmente la maggior parte degli antibiotici naturali che e potremmo avere a disposizione non li conosciamo. Noi conosciamo e sappiamo che gli oli essenziali in generale hanno un effetto antibiotico, però gli oli essenziali non sempre possono essere utilizzati intanto per bocca, perché vanno depurati e poi soprattutto sono molto intensi e quindi vanno in genere mescolati ad altri estratti di erbe in quantità comunque basse. Ma io vi ricordo degli oli essenziali di piante assolutamente banali che hanno un grande effetto. Vi ricordo soltanto il timo, l'origano. Il timo e l'origano, che noi utilizziamo tantissimo in cucina, hanno degli oli essenziali che hanno un effetto fantastico per proteggere la gola. Infatti vengono utilizzati negli spray assieme al tea tree oil, che è l'olio di melaleuca. Anch'esso ha un effetto antibiotico, anche cicatrizzante e addirittura antimicotico. Infatti il tea tree oil viene anche utilizzato sull'unghia dell'alluce del piede quando si creano le micosi. E lì la cura è lunga, però normalmente può sostituire gli antibiotici o gli antimicotici farmaceutici. L'importante è avere pazienza. È molto molto potente il tea tree oil. Il tea tree oil è molto potente. Poi abbiamo anche tra gli antibiotici naturali l'aloe. L'aloe che ha un effetto antibatterico, antibiotico. Ovviamente dipende dalle concentrazioni, l'aloe può essere presa per bocca senza problemi anche per lunghi periodi. E poi vi ricordo la propoli, che è quella sostanza che le api utilizzano per chiudere le fessure delle loro arnie, cioè delle loro casette, e per impedire l'entrata di parassiti. Quindi la propoli è una specie di repellente che ha effetti antibiotici, infatti viene utilizzato assieme all'origano, il timo, tea tree oil per la gola, e ha degli effetti molto potenti anche sotto forma di caramelle. Poi abbiamo, sempre parlando di gola, vi citerei la manuka. La manuka è una pianta neozelandese che può essere utilizzata direttamente come pianta, come spray unita a queste erbe che abbiamo citato. Oppure addirittura come miele, anche se devo dire già il miele di per sé ha un'azione leggermente antibiotica e cicatrizzante, perché in passato assieme all'aloe anche calmante molto. Esatto, infatti in passato il miele veniva utilizzato assieme all'aloe per curare le piaghe da decubito, le ferite eccetera eccetera. Il miele di manuka, questa pianta che ha un effetto antibiotico naturale, è ovviamente più potente. La manuka può essere associata per esempio al cranberry, che è il mirtillo americano, per la cura delle cistiti croniche. E dunque teniamo conto di tutte queste erbe importanti. Ma se vogliamo parlare ancora di prodotti naturali, vi dico che il banale aglio ha effetti antibiotici, e parliamo anche della cannella che si utilizza nelle cistiti. Vi parlo della cipolla, vi parlo dell'eucalipto. L'eucalipto viene utilizzato soprattutto per le vie aeree, quindi sinusiti, otiti, gola e polmoni. Poi vi parlo ancora proprio dei chiodi di garofano. Banalmente i chiodi di garofano comunque da centinaia di anni vengono utilizzati come antibiotici naturali per le mucose del cavo orale e per la gola. Per esempio in uso odontoiatrico i dentisti conoscono benissimo le proprietà dei chiodi di garofano. Vi volevo ricordare però ancora l'argento colloidale, che rimane sempre un prodotto diciamo semi-naturale che si utilizza anche nei bambini come antibiotico naturale, ma vi volevo ricordare che la difesa dell'organismo deve partire da un sistema immunitario efficiente. Certo. E questo richiede un'alimentazione sana, ricca di vitamine, attività sportiva regolare e soprattutto un intestino sano. E quindi a volte l'alimentazione abbinata a una flora batterica sana, quindi con dei fermenti lattici assunti con regolarità, può potenziare molto il sistema immunitario e ridurre
la necessità poi da parte nostra di dover utilizzare antibiotici naturali oppure nel caso estremo quelli chimici che ovviamente quando necessitano devono essere usati. Dottor Torchi, io la ringrazio per i suoi preziosissimi consigli. A casa vi ricordo che se aveste il piacere di andare a rivedere una delle oramai tantissime puntate che abbiamo affrontato, basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Luigi Torchio più la patologia o l'argomento al quale siete interessati. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di visione.